Allora, dicevo che insegnare la rincorsa con quattro appoggi fa sì che la palla alta, quella che noi chiamiamo di terzo tempo, è una palla da è un'alzata da primo appoggio. Vale a dire che l'alzatore avrà la palla in mano, quando l'alzatore avrà la palla in mano, l'attaccante farà il primo appoggio che abbiamo, e come lo farà? Lo farà piccolo, il più piccolo della rincorsa e il più lento della rincorsa. Poi dopo in sequenza ci sono i vari step di tempo d'attacco. C'è la palla un pochettino più veloce, che qualcuno chiama 5, qualcuno chiama super, ok? E allora quella palla là sarà una palla da secondo appoggio. Cosa significa? Ma non solo per lui, ma anche per gli attaccanti e per il palleggiatore, vale a dire che è una palla in cui lo schiacciatore appoggerà il secondo appoggio facendolo più grande e più veloce rispetto al primo, okay? Nel momento in cui la palla è nelle mani del palleggiatore. E poi abbiamo le palle sempre più veloci. Dopo c'è la quick, c'è la fast, tutti i nomi un po' strani, oppure ognuno quello che vuol mettere, ma fino ad arrivare alla palla che oramai, vedete in televisione degli attaccanti di posto 4, a volte anche gli opposti, non tutti, in cui è una palla abbastanza rapida in banda, in cui l'attaccante ha posizionato a terra il terzo appoggio, vale a dire il terzo appoggio, ok? Quando la palla è nelle mani del palleggiatore. E poi c'è l'ultimo tempo, che è la palla più veloce, che è quella che viene usata quasi sempre dagli attaccanti di primo tempo, perché sappiamo bene che tutti diciamo che il primo tempo dovrebbe essere un tempo in cui il nostro centrale è in area quando la palla è nelle mani del palleggiatore, ma questo è un qualcosa che si verifica molto raramente sui campi di pallavolo, ed è un tempo che viene usato anche spesso nelle situazioni di palle in posto 4 molto rapide, o di palle di seconda linea, soprattutto le seconde linee, quelle delle de, le pipe. Ecco, se vedete ad esempio, proprio se vi capita di andare su YouTube e rivedere una partita, rivedere Osmani, lui spesso fa questi attacchi da seconda linea, in cui quest'anno, se vedete lo vedete quest'anno, in cui la palla è in mano a Brumigno e lui era con l'ultimo appoggio, col quarto appoggio, col quindico di sinistro. Allora, perché dico che è molto facile ed è molto utile più che facile? Perché quando in palestra siamo in situazioni in cui questo timing è evidente che non è corretto tra il palleggiatore e lo schiacciatore, e allora si comincia a dire un po' più veloce, un po' più lenta, dopodiché se c'è l'alzatore che è più bravo la colpa dell'attaccante, se l'attaccante invece è un attaccante bravo la colpa del palleggiatore. Allora, senza andare a cercare un qualcosa che non esiste, e soprattutto non basandosi su delle opinioni, ma basandosi su delle cose concrete, è bene che si prende il telefonino, si guarda un 4-5 attacchi e si vede che, e se ne andare a vedere, dice che palla abbiamo attaccato, una palla alta. Allora, se tu hai schiacciatore, non hai appoggiato già il primo appoggio, sei in ritardo. Oppure il contrario, se te sei sul secondo appoggio, vuol dire che sei in anticipo. Se io sono invece, io schiacciatore, se tu schiacciatore sei con il primo appoggio a terra, con la palla in mano al palleggiatore e non riesce ad attaccarla, vuol dire che il difetto sta dalla parte dell'alzatore. E questo è molto utile, perché è un qualcosa che possiamo far diventare un problema loro, che non c'è sempre bisogno dell'allenatore per risolvere. Vado a dire, ed è qualcosa che succede anche nella mia palestra,
fine allenamento, non è venuta la palla tra Simone e Aaron. Si mettono lì e senza dire colpa tua, colpa mia, si guardano lì e dice: come eravamo in questo momento qui così? Allora posso dire Simone. Simone dice: no, no, dovevo spingere io, dovevo rallentare, oppure dice: guarda, sei in ritardo tu, sei in anticipo tu.